Cerimonia di apertura al traffico dell'ultimo tratto che rende interamente fruibile 31,2 km di viabilità relativa al primo lotto della statale 640 strada degli scrittori. Il tracciato è compreso tra Agrigento e Grottarossa, al confine con la provincia di Caltanissetta, e precede il secondo lotto dei lavori di ammodernamento della statale in corso di realizzazione. L'opera, finanziata anche con i fondi del programma operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, ha comportato un investimento pari a 535 milioni di euro e rientra nel grande progetto di ammodernamento della statale 640, che prevede il raddoppio della carreggiata fino all'innesto con l'autostrada A19 Palermo-Catania. L'investimento complessivo supera 1,5 miliardi di euro. All'apertura del nuovo tratto stradale che si è svolta questa mattina hanno preso parte, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, l'assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Giovanni Pistorio, il sottosegretario di Stato, Simona Vicari, il presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani, e il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Questo primo tratto che sarà molto importante per l'economia di questo territorio e poi corriamo per completarla entro il 2018 fino appunto a Caltanissetta, e a questo punto il sistema autostradale siciliano avrà una sua forza, una sua dorsale molto importante. Quindi bene. 8 anni per 30 chilometri le sembra un tempo ragionevole? Questo è un cantiere molto complesso, ma certamente l'Italia può fare meglio. Possiamo fare meglio, e questo è il motivo per cui è stato fatto il nuovo codice appalti, è il motivo per cui si è abbandonate le vecchie procedure della legge obiettivo, proprio perché col tentativo di semplificare in realtà poi si è complicata la vita agli appalti pubblici italiani. Quindi credo che però siamo sulla strada giusta adesso, quindi dobbiamo continuare così con grande applicazione e disciplina. Abbiamo già aperto, come sapete, in questi mesi diverse strade importanti, la variante di Valico, ma soprattutto l'autostrada del Mediterraneo, la Salerno-Reggio Calabria, quindi le opere stanno procedendo. Cerchiamo anche di essere ottimisti, sappiamo che le cose richiedono tempo, ma però stiamo cominciando a mettere in fila tanti risultati. È una grande giornata per la nostra città, vorrei dire la cosa più importante, ossia che si inaugura la più grande opera pubblica che abbia mai visto la nostra città. Non c'è mai stata un'opera pubblica così grande. Perché se ne inaugura solo la prima metà e non la seconda metà? Perché qui c'era il presidente della provincia Enzo Fontana che fece finanziare il progetto. La provincia di Caltanissetta non fece finanziare il progetto, i lavori sono partiti in ritardo e dunque si inaugureranno in ritardo. E questa strada è figlia della tenacia di chi ci ha creduto fin dal primo momento, di chi ci ha creduto fin dal primo giorno. Io ero presente alla posa della prima pietra, facemmo tanti anni fa la scelta con l'amministrazione provinciale di svuotare altri capitoli di bilancio per finanziare la progettazione di questa strada, quando questa strada sembrava un sogno, oggi diventa realtà. Se è possibile fare una dedica in questo giorno così importante, vorrei dedicare questa strada a tutti i familiari delle vittime che questa strada, prima di essere così, hanno perso la vita, di tutti coloro i quali, i familiari di tutti coloro i quali non ci sono più e che forse ci sarebbero se questa strada ci fosse già stata. Io sono convinto che adesso occorrerà dare una ulteriore accelerazione per diminuire i disagi e fare sì che anche l'altro blocco venga immediatamente concluso. La mia gioia è grandissima in questo momento perché le opere pubbliche hanno una longevità, insomma, per farle ci vogliono un sacco di anni e basta guardare la sorte della Salerno-Reggio Calabria, ma questa è un'opera pubblica che ha visto la posa della prima pietra e anche la posa dell'ultima pietra. Io ovviamente ho vissuto la parte finale, l'importante era non perdere i fondi europei e ci siamo riusciti, ovviamente con l'amore per la suspense fino all'ultimo, però è importante consegnare quest'opera
che è effettivamente necessaria e che cambia completamente la vita e lo sviluppo economico di questo territorio. Risparmiare 20 minuti non è tanto per i 20 minuti, ma è per la prospettiva di essere più vicini al resto della Sicilia, cambia completamente le prospettive di tutto questo territorio. È anche un'opera che non finisce qua, in cantiere in corso per il completamento, col completamento previsto nel 2018, oltre 1000 maestranze sono al lavoro oggi, è visibile dalla strada già oggi, e quindi c'è anche una visione del termine delle difficoltà per tutto questo territorio. Siamo a un buon punto di partenza per quel progetto che tenta di trasformare una strada in un ponte fra i paesi e le città in cui sono nati i più grandi scrittori del Novecento, e questo ci serve per richiamare sempre più turisti, ma anche per richiamare un'attenzione produttiva tutti gli operatori economici che stanno in questo territorio e che debbono, con un po' di rinnovata autostima, credere in un progetto che consentirà di camminare a noi tutti sulle nostre gambe e adesso anche sulle nostre ruote lungo la strada degli scrittori. Un'importante infrastruttura viene data al nostro territorio finalmente dopo 8 anni. No, ma la stessa presenza di due ministri del governo in carica per l'apertura di questo tratto nella provincia credo che sia abbastanza indicativo dell'assoluta importanza che oggettivamente ha. Come hanno detto gli ministri nei loro interventi, è un'apertura che guarda a una possibilità in termini di utilità per la crescita economica, turistica, produttiva, sociale, culturale, sotto tutti i punti di vista di questo territorio.